Arezzo ha un nuovo paperone, possiamo dire così, è una delle più alte vincite che Arezzo ricordi, un anonimo o un'anonima nella giornata probabilmente di martedì, acquistando il maxi miliardario, il tagliando più costoso e che dà le vincite più alte, è riuscita ad aggiudicarsi ben 2 milioni di euro. Credo che sia la più grossa vincita di Arezzo di sempre, che è stato venduto, le poche notizie che sappiamo, domani ci hanno detto che ci saranno altre notizie, che è stato portato all'incasso ieri in banca e è stato venduto probabilmente martedì, quindi il paperone è ad Arezzo al 90%. Se fosse stato sabato o domenica avrei detto ragazzi è andato fuori Arezzo, invece martedì è o Arezzo o male che vada, avendo l'Equitalia vicino accanto a noi, magari uno del Casentino, non so, può essere, però uno d'Arezzo, senz'altro, paperone d'Arezzo. Una vincita così non si ricorda in città? Credo che io sappia, le statistiche lo vedete voi, ma non credo che sia 2 milioni di euro, non credo. Noi abbiamo vinto 100.000 diverse volte, 10.000 tantissime volte, però 2 milioni no, la prima volta. Il miliardario è quello che costa di più, 20, quanti ne vendete al giorno? Se ne vende tanti. Ne vende tanti. Uomini, donne? Di tutti. Giocano, Gratta e Vinci lo gioca tutti. Un messaggio al paperone? Che li spenda bene, che credo che gli avanzino può fare anche un pochino di aiutare qualcuno, perché credo che potrà farci qualsiasi cosa con questi soldi, quindi se ci pensi bene, insomma. Io credo. No, assolutamente. La targa ci daranno, come l'anno scorso all'automatica ci danno la targa, quella in un ottone in cui c'è stato vinto qui, anzi, è più facile che perdiamo il cliente. Molto più probabile, per esperienza.